Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo presso la sala capitolare del Senato qui a Roma, dove ci sarà un evento davvero importante dove tratteremo l'arte, la conservazione e la storia. Oggi andremo nello specifico a toccare il tema della conservazione delle pellicole cinematografiche, settore che Forward vorrà presto trattare con la nanotecnologia, quindi aprire un nuovo capitolo per la conservazione della storia, non solo raccontata sui libri, ma andremo a conservare le pellicole cinematografiche. E oggi ci sarà appunto questo intervento da parte di Forward, dell'amministratore di Forward e dei tecnici di Forward, dove spiegheranno al dettaglio come poter intervenire per conservare la storia. Del resto non sapremmo qual è il nostro futuro né dove andare se non avessimo memoria del passato e di questo Novecento. Cominciamo dalla dottoressa Sabrina Zuccalà, grazie intanto davvero per questo contributo fondamentale che siete riuscite a dare. Quindi un applauso. Solamente poter avervi tutti qui oggi, le cose che diremo saranno sicuramente di interesse comune per tutto, perché per tutti, perché la storia è sicuramente qualcosa che ci riguarda tutti all'interno, anche per il nostro futuro, ma la cosa più importante è che oggi Mattarella chiaramente mi ha insegnato di portarvi i suoi saluti, perché non è potuto stare qui con noi oggi, ma mi ha pregato di portare i suoi saluti istituzionali e questo lo ringraziamo perché vuol dire che è molto vicino a quello che noi generalmente facciamo. Oggi intanto per portare comunque un'informativa che è importante, che è semplicemente quella di mantenere nella storia le nostre radici, quello che abbiamo fatto finora, quindi anche sotto l'aspetto di queste pellicole cinematografiche che hanno comunque una storia importante, noi tramite la nanotecnologia possiamo fermare l'usura tramite la nanotecnologia, che è una cosa importantissima perché finora questi studi non si sono mai fatti, quindi nessuno mai si è approcciato alla conservazione di queste pellicole. Nel 2014 siamo stati aggiudicatari della riqualificazione della Cappella Sistina. Abbiamo conosciuto Sabrina 2 anni fa e con lei abbiamo stretto una partnership per l'applicazione delle nanotecnologie, diciamo, per poter in maniera unitaria applicare quanto studiato fino ad ora da Sabrina in questo patrimonio, definiamolo culturale, che rappresenta, diciamo, la nostra tradizione italiana. Bene, noi oggi abbiamo messo a disposizione il nostro dipartimento per poter far sì che questo avvenga. Quindi diciamo così che la nanotecnologia serve intanto per migliorare la nostra vita, ma anche per dare un futuro alla storia. E quindi oggi noi portiamo questa mission, quella di portare veramente il futuro alla storia, per sì che chi verrà dopo possa godere di queste bellezze che noi oggi godiamo. È importante che io sia qui parlando di Manuel, perché Manuel si è occupato del restauro dei film di Vittorio De Sica, creando nel 94 un'associazione che era appunto Amici di Vittorio De Sica. Avendo consapevolezza che i film non erano tutelati dalla Cineteca, che stavano andando in rovina, si impegnò quantomeno per tutelare suo padre. Sono un critico cinematografico e cercherò di parlarvi brevissimo dell'aspetto appunto del cinema di Totò. Ho preparato un intervento che dura 2 ore e un quarto. La presenza di nonno all'interno del Novecento italiano, diciamo, una presenza abbastanza imponente, lo ha attraversato, diciamo, per intero quasi, e è ancora oggi che siamo entrati nel successivo millennio, è ancora presente tra tutti noi. La storia del XIX secolo contiene eccellenze tutte da raccontare, per non dimenticare. La Fondazione ha un archivio storico molto importante che è stato dichiarato di interesse storico appunto del Ministero dei Beni Culturali. Portiamo avanti questo progetto di mia zia, che era un progetto per la cultura della moda. Adesso, per concludere, la menzione del premio internazionale del Premio d'Eccellenza di Monaco di Tommaso Chiarella, Sabrina Zuccalà.